Ah, ancora poco arriveremo a Kishka. Potremmo fermarci a prendere qualche provvista, ma... Ah, i soldati di Beyon ci staranno cercando. Per ora, meglio stare alla larga della città per evitare problemi. Ah, non me lo dire. Questo significa che dovremo dormire un'altra notte all'addiaccio in compagnia degli insetti? Ah, dai, Edward, non è poi così male. Insomma, la foresta è così bella e silenziosa, preferisco quasi stare qui, vero Yune? Scusate, per caso andate in città? Il nostro abate è malato e ha bisogno di medicine, ma Beyon ha requisito le nostre provviste nel palazzo. Ah, siamo la Brigata della Luce, al tuo servizio. Sono sicura che potremo aiutarvi. Come se non bastasse, ci si mette di mezzo Laura. Palazzo di Lord Kishka. Sote, conosci la pianta del palazzo? Oh, ci sono stato alcuni anni fa. Se ricordo bene, c'è una grande sala d'armi all'interno. Deve essere lì che i soldati di Beyon custodiscono la loro furtiva. Dagli oggetti rari ai beni di prima necessità. Ah, quindi anche le medicine. Ah, non è un problema per voi, vero? No, Laura, no. Sì. Oh, certo che no. Il pericolo fa parte del nostro lavoro, lascia fare a noi. Troveremo le medicine per il tuo abate. Oh, molte grazie. Che la fortuna ci assista. E abbiamo anche Laura, che è la curatrice del gruppo. Non ha grandi statistiche, però può diventare potente volendo. Allora, qua il nemico verrà giù, quindi ci mettiamo Laura e Micaia, giusto per sicurezza. Dovete sapere che se un nemico attacca da distanza, dall'alto verso il basso, la probabilità che lui colpisca è molto alta. Viceversa con noi avremo poche chance di colpirlo. Quindi muoviamo prima Leonardo, giusto per fare un po' di danni al lanciere. Buongiorno. Bam. Ok, Nolan dovrebbe shottarlo adesso. Al massimo ci penserà Edward, poco importa. E infatti lo shot, perfetto. Peroni, nessuno può fermare Chuck Norris. E mettiamo Edward dietro Leonardo. Hai detto intrusi? Con un intero battaglione di guarnigione qui? Che faccia tosta! Come si sono permessi? Uomini, prendeteli e fateli a pezzi. Con quali baffi me lo stai dicendo, però? No! Aiuto, no! L'ha mancato con l'83% di probabilità. Perfetto, Nolan si riconferma Dio ancora una volta. E con questo le serrature sono sistemate. Ora devo riuscire a portare tutti quassù. Allora, facciamo fuori il tizio qua sopra. Dovrebbe riuscirci Edward, però per sicurezza. Leonardo mi è sempre utile. Salirà in qualcosa il nostro amico. Bello schifo. Vai così che diventerai il più meglio arciere. Un po' di danno lo fa effettivamente. Forse lo evita. No, mai nella vita. Allora, vediamo un po'. Ha già le scure per caso? Sì. E nessuno l'ha ancora scalfito. Ma va bene così. Potrei anche tentare. Ma sì, dai. No.
Ah, ok. Oh no, no, mi fa un po' di danno effettivamente, mannaggia. Ok. Ehi tu, come hai fatto ad entrare qui dentro? Sono della Brigata della Luce e vado dove mi pare, ribellino. Sono qui per riprendere ciò che avete sottratto alla gente di Dane. Allora, sotto invece un vagabondo, che sarebbe un ladro già classato. Non è un granché a statistiche e sinceramente ruberebbe l'esperienza agli altri, visto che è un livello molto alto. Quindi lo spostiamo e gli disattiviamo l'arma. Poi lo utilizzerò, ma non adesso, sicuramente non adesso. Allora, questi potrebbero scendere, 10 out of 10. Che palle. Allora, adesso Nolan non riesce a sbatterlo giù in un colpo, quindi ci tocca fargli incassare il minimo un colpo. Yeah, vai. Come? Nolan? Nolan? No. Ah, attacca Leonardo. Vabbè. No, ok. Oh no. 5 su 35. Ah. Ok, quelli sopra non dovrebbero scendere. Vengi qui, Micaia. C'è da fare big robe. Sì, Leonardo, anche tu che sei fortissimo, lo so. Bravo. Signore, ci sono dei ladri e un gruppo di uomini e donne è riuscito a infiltrarsi nel palazzo. Hai detto donne? Di che colore hanno i capelli? Sono due ragazze, una ha i capelli di uno strano colore argento e l'altra... Ah, la ragazza ha i capelli argento. Molto bene. Voglio tutti gli uomini a disposizione. Portatemi quella ragazza, viva. Degli altri fate pure ciò che volete, ma portatemi quella ragazza, intesi? Sì, signore. Ok. Buongiorno. Muoia. Non ancora. Vabbè, detto che questi qua non scendono, quindi dovrei essere al sicuro. Ok. Facciamo un po' di questo allora. Direi ora di sfruttare il rapporto alto-basso per far fuori il tizio. 16x2, perfetto. Prima volta che mi doppia qualcuno. Buongiorno. Mi chiedo quando arrivino i rinforzi nemici, perché in modalità normale dovrebbero arrivare dei rinforzi da questa parte. Ma non mi ricordo che turno arrivino, forse al prossimo. In caso sono preparato. No. Ah. Rip. Eccoli lì. E infatti due arcieri grandi. Mi fava. Potremmo far così e verranno a attaccare noi, ma avremo il vantaggio, quindi mandiamo giù Edward. E avviciniamo giusto Laura per sicurezza, magari deve curarlo. Non so, te lo lasciamolo lì. Perfetto. Wow.
Wow, è aumentata in qualcosa che non sia magia, resistenza e fortuna. Miracolo. Hai capito? No, perché lei ha l'abilità miracolo. Ah, ah. Oddio, ho fatto una stronzata. No, mi va di qui. Bell'aumento. D'accordo, adesso chiave cassa e ha dentro il Tani. Tani è un tomo che può usare solamente Micaia, efficace sulla cavalleria e i corazzati. Guarda caso il boss di questo capitolo è un corazzato. Ah, il mondo di Fire Emblem è magico. Scambia, dammi la chiave cassa, grazie. Lama vento invece è una specie di scure però per le spade. Raggio 1, 2, 20 utilizzi. Lo daremo dopo a Edoardo. E non è ancora salito. Qui a chi lo facciamo far fuori? Leonardo no, Sote no, Edward no. Boh. Buongiorno anche a lei, signore. Non lo ammazza nemmeno. Ah. Questo può raggiungere Sote, quasi, sì. Fine. Vi faccio vedere la momento che ci sono. Questo quanto arriva. Ok. Ok. Arciere troppo in là. Troppo in là. Mannaggia il clero. Perdonami, Laura. Ma sì, vado per Micaia. Sì. Laura, fai il tuo dovere, please. Grazie. Ok, Nolan dovrebbe... No. Posso spingerlo? No, perché ha troppa costituzione. C'è un comando spingi. Se la mia unità ha più costituzione dell'altra che voglio spingere, posso spingerla di uno spazio avanti. Altrimenti ciccia.
A quanto pare Chuck Norris è troppo imponente, quindi non possiamo spingere. Tutto segue la logica del mondo, insomma. E andiamo a fare fuori coso lì, ecco. Ciao. Non dovrebbe morirmi, ne, però. Va bene. Ok. Non riesce a mancare con probabilità altissime i colpi dell'avversario, non ho capito perché. A caso. Si vede che è il random number generator della nostra parte, quasi sicuramente. Signore, la prego, muoia, grazie. Ok, poi potrei mandare qua Nolan. Si può fare effettivamente. Ah, c'è. Nolan best wife, indubbiamente. So qua già ve l'ho detto. Ci toccherà sperare con la spada acciaio. Dai. Perfetto. Per evitare che si muova e magari attacchi Mikaia, metterei Sote qua davanti. Ok, finiamo il turno così, battiamo il boss e portiamo Laura là. Come facciamo a battere il boss? Così. La ragazza di capelli d'argento? Ah, ti ho preso, per tua fortuna Yard ti vuole viva, ma ora non scappi più. Ti vuoi doverti dare una delusione? Oh, che presuntuosa. Prova a fare qualcosa e ti spezzo le braccia. Ok. Mi spiace, però mi sa che adesso lei muore. Mi spiace, ciao. Come shottare i boss? Parte 1, Tani. Questo tomo è obbligatoriamente potente. In difesa? Bene. Siamo in un battaglione e non riusciamo a fermarli, chiamate i rinforzi. Visto che sotto è uno zingaro. Fluid energy. E completiamo, c'è nessuno da curare. Ah giusto, diamo l'arco acciaio a Leonardo, che non penso nemmeno possa usarlo, perché la competenza d'arma bassa. E infatti, che schifo. E arriva, sì. Finalmente, si è data la dea, la batta per le sue medicine. E torna subito. Ottimo lavoro! Ragazzi, ci siamo tutti? Aspetta, manca ancora Laura, era qui con me. Ah, dividiamoci, cerchiamola, Mikaia, tu vieni con me. Questa foresta è enorme, sarà meglio continuare ognuno per conto suo per essere sicuri di guardare ovunque. Regola numero 1 di qualunque cosa, mai dividersi. E infatti sono rimasto un po' perplesso. Ah, ci rivediamo alla Pew di Kunu tra 3 ore. Ah, qui c'è qualcuno. Hai avvertito la mia presenza, vero? Dov'è Laura? Ah, e hai scoperto il mio piano? Sei davvero arguta, come dicono, mia cara. Sei persino venuta da sola. Che coraggio. Volevi dare ai tuoi amici la possibilità di scappare? Premurosa la parte tua.
Mikaia, non ti avvicinare. Laura, lasciatela andare, lei non è una di noi. Ah, sai bene che non posso farlo, è un ostaggio troppo importante, proprio come te. No, Yuna, vola via. Ah, maledetto uccellaccio, porta quella palla di piume via da qui prima che lo schiacci come una mosca. Che seccatura. Basta, torniamo al castello. L'importante è aver catturato queste due, gli altri non contano. Sì, signore, torniamo indietro. Ho un brutto presentimento.